Allora, ebbene sì, eccomi tornata, questa volta di nuovo nuova location, il mio letto, perché praticamente non sono da sola a casa e quindi devo spostarmi in virtù di dove si sposta tutto il resto della famiglia per non rompere i capacissi, ma vabbè. Allora, questo vuole essere praticamente un video recensione dell'ultimo libro, libro lettura che ho affrontato, libro lettura ovviamente, vabbè, dopo l'ultima lettura che ho affrontato, ecco, questo è già più italiano, prima della recensione. Volevo dirvi due cosette. La prima, più che è un dire, è una richiesta. Allora, io sono molto ingamata con qualsiasi cosa che è tecnologico, che riguardi programmazione, grafico, qualsiasi cosa, e quindi non sono in grado di potermi fare una sigla decente del canale. Quindi volevo sapere se qualcuno, ovviamente sotto compenso, ha voglia di mettersi lì e spendere qualche minuto per farmela. Magari ci sentiamo e ci mettiamo d'accordo. Per contattarmi c'è l'email che vi metterò sotto, e anche la mia pagina su Facebook. Potete contattarmi sulla pagina Facebook, vi rispondo praticamente subito. E niente, mi fareste comunque un grande favore, ovviamente, appunto, ripeto, sotto retribuzione, perché appunto lo so che è un lavoro da fare, non oserei mai chiedere qualcosa gratis, però se qualcuno ha voglia di cimentarsi e farmi una sigletta, almeno il mio canale inizia ad avere una parvenza di canale YouTube. Altra cosa, allora, sapete quanto io ormai sia amica di alcuni. Sì, mi posso definire amica di alcuni YouTuber, anzi BookTuber, che è una categoria diciamo a parte, e mi sento tantissimo con Ruben del canale Il Piccolo Ruby, con Vale, con Silvia, con Federica del canale Federica Sherwood, che è una ragazza veramente molto brava, oltre ad essere fighissima, io non finirò mai di dirlo, è bellissima quella ragazza. Comunque ci siamo sentite tutto, e vi metterò sotto la sua pagina Facebook e sotto il suo Instagram. Federica ha un canale YouTube, vi metterò qui sopra il canale YouTube e anche sotto. Mi raccomando, dateci un'occhiata perché è un canale eterogeneo rispetto al mio, nel senso che è una ragazza che non soltanto recensisce libri, ma presenta anche tutorial su come realizza bigiotteria o bijou comunque con pietre. Vi dico, io vi metterò sotto anche il suo Instagram, perché tramite appunto il suo Instagram ho visto questa cosa e quindi gliel'ho ordinata, l'ho voluta assolutamente a tutti i costi, quindi gliel'ho ordinata ed è mi è arrivato il pacchetto. Io l'ho soltanto aperto, giuro che non l'ho ancora visto, l'ho soltanto aperto perché volevo diciamo volevo vederlo qua in diretta, però visto che ero in camera mia dovevo portarmi le forbici, poi dovevo riportarle in cucina, non c'avevo voglia, quindi l'ho praticamente tagliato e ho visto che mi ha messo già il suo biglietto da visita, che è questo qua, stesso nome della pagina Facebook, ma vi metterò anche sotto praticamente il link alla sua pagina Facebook, ed è una ragazza che fa delle letture molto più auliche rispetto alle mie, quindi se volete darci un'occhiata, questo è il pacchetto, io l'ho aperto. Aspettate che non voglio far vedere. No, ma sei una patata, ma no. Allora, qua mi ha scritto un omaggio da lettrice a lettrice. E guardate che bello, mi ha messo un segnalibro. No, ma io sta ragazza me la devo sposare. Federica, se vuoi lasciare il tuo moroso, sappi che io ci sono. Sono lì, mi devo anche sposare con Ruben e Sissi. Sappi che saremo in tre praticamente in questa relazione amorosa. No. Fichissimo, no, con la resina. Oddio mio, ma bellissimo! Ma è una cosa bellissima. È bellissimo già il pensiero. In più, è fighissima la cosa. Bene, brava, brava, perché sto leggendo il Trono di Spade. Scusami, Jamie. Io ho messo quelle cose perché era un po' di scenografia povera. Allora, visto che io uso le orecchiette, adesso non ci sarà più bisogno, grazie a Federica. No! Fichissimo anche con la coroncina per il Trono di Spade. Oh. Bellissimo. Grazie, grazie. Non dovevi. Comunque, bellissimo. Bellissimo. Cioè, basta. Rimani lì. Ci baceremo dopo io e te. Poi, appunto, questo qua è l'ordine con la scatoletta.
No, comunque sei stata troppo patata, non dovevi. E poi... No. Allora, questo qua è il braccialetto che ho ordinato, adesso ve lo faccio vedere meglio. Con queste pietre qua, che hanno il colore del turchese, non so se sono turchesi, mi metterò poi sotto la descrizione. E io me lo metto già adesso. E questo qua, guardate quanto è bello, oh mio Dio. No, sta ragazza è veramente da sposare. Peccato che sia etero perché veramente me la sposerei. Vabbè, vabbè, in un'altra vita ci sposeremo, Federica. L'ho fatta. Guardate quanto è bello questo braccialetto. Ne vogliamo parlare di quanto è figo e fine. Bellissimo. E niente, questo qua è bellissimo. E sappi, Federica, che io farò altri ordini. Quindi mi dispiace, romperò le palle, ma sappilo perché mi piacciono troppo le tue creazioni. Sono veramente troppo, troppo carine. Veramente felice. Detto ciò, dopo lo sclero, allora passiamo alla recensione del libro. Allora, di che libro vi sto parlando? Allora, il libro di cui hanno parlato parecchie booktuber che leggono libri in lingua, quindi mi avevano un po' ansiato perché io sì, leggo libri in lingua, però non è che diciamo abbia proprio una dimestichezza con l'inglese, quindi era un pochino titubante nell'acquistarlo. E questo ve l'avevo già detto. Di cosa sto parlando? Sto parlando di Illumine di Amy Kaufman. Allora, questo libro parte, come vi ho detto, la copertina, che è un qualcosa di spettacolare dal punto di vista grafico, veramente vincente questa copertina, anche per quanto riguarda proprio il marketing, molto molto vincente. Diciamo che però non bisogna soltanto citare Amy Kaufman perché l'altro autore si chiama J. Kristoff. Poverino, nessuno lo dice mai, nessuno lo nomina mai. E dopo che ho letto questo libro, questa è la sovracopertina, dopo che ho letto questo libro ho deciso che comprerò, appena costerà di meno, il libro dell'autore J. Kristoff, Lotus War, quindi La guerra del loto, penso, e penso La guerra del loto, che è una trilogia e mi piace molto perché appunto l'ambientazione è giapponese, quindi sapete quanto ultimamente mi stia piacendo quell'ambientazione. Questa è la copertina del libro che riprende sostanzialmente un pochino i documenti che sono all'interno, che sono documenti cancellati, alcuni con sottoscritto falsificato, altri con delle note a margine, come vedete, quindi riprende sostanzialmente ciò che poi riprende il libro. Allora, questo libro perché mi è piaciuto? Trovo che sia stata utilizzata una metodologia di racconto nuova e vincente. Mi spiego, allora al suo interno, vi metterò poi qua un video esplicativo di ciò che intendo, al suo interno sono presenti documenti, file, email, messaggi criptati, hackerati e tutto, con cui ci viene raccontata la storia di questo libro, sostanzialmente la vicenda. Quindi diciamo che il modus operandi attraverso il quale viene raccontata la storia di Illumine è veramente particolare. Meglio l'ho trovato estremamente vincente perché nel momento in cui voi vi trovate, ho sputato di nuovo un bimbo morto, nel momento in cui voi vi trovate a leggere i documenti, i file, le email che si mandano, i protagonisti e diciamo sì, i file magari dell'intelligenza artificiale e così via. E venite immediatamente coinvolti nella vicenda. Quindi questo secondo me, nonostante io fossi molto scettica nell'acquistare questo libro, sia perché non è ancora uscito in italiano e quindi lo dovevo leggere in inglese, sia perché non ho mai letto dei libri dove al suo interno fossero presenti solo documenti e quindi fosse narrato in modo differente dai libri di cui ero abituata, devo dire che ho fatto veramente bene ad acquistarlo. È stata anche questa una mossa vincente, è stato tutto vincente oggi, mi piace. Questo orecchino si gira, porca miseria. Comunque è stata praticamente anche questa una mossa vincente. Il libro in copertina rigida costa 17 euro. Ovviamente se non vi interessa prenderlo in copertina, eccetera, in formato ebook costa nettamente di meno. L'ho voluto prendere, ho fatto bene, perché questo è uno di quei libri che terrò proprio da collezione, perché la storia è veramente molto molto bella.
Non credevo assolutamente, infatti vi dico, sono andata veramente molto scettica. Anzi, nel momento in cui l'ho acquistato su Amazon, già ero lì per dire cavolo, ho fatto la minchiata del secolo solo per seguire la scia. E invece è veramente un libro che è stato consigliato bene. Allora, di cosa parla Il Lumine? Ci troviamo nel 2575. Gli umani non vivono più soltanto sulla Terra, ma su altri pianeti. Uno di questi, un pianeta ghiacciato, Carenza, viene attaccato da la Bytek, scritto Baytek, io la chiamo Bytek, però non so se sia così. Viene attaccato dalla Bytek, questa nave spaziale che proviene da un altro universo, da un altro pianeta, e che attacca questo pianeta, decimandone la popolazione. I pochi sopravvissuti vengono quindi salvati da tre navicelle che vengono in loro soccorso: la Copernicus, l'Ipatia e Ipatia, io la chiamo così, e l'Alexander. Sono praticamente queste tre navicelle che arrivano in soccorso dei pochi civili sopravvissuti, e tra questi abbiamo i due protagonisti, Kate ed Ezra, che però si trovano in due navicelle differenti. E che si ritrovano separati non soltanto loro due, ma le loro intere famiglie, quindi si ritrovano da soli in queste navicelle, queste navi spaziali immense che possono contenere migliaia di persone. Cosa succede? Che allora, a parte la vicenda relativa al rapporto che continua a mantenersi tra Kate ed Ezra, dall'altra parte la vicenda diventa sempre più coinvolgente, sempre più simile a un horror. Le navi, dopo aver soccorso i sopravvissuti, si trovano a dover affrontare ancora una delle navi della Biotech, la Lincoln, che cerca di sparare addosso dei missili a queste tre navicelle, tre navi spaziali. Si scopre che la Biotech, durante il suo attacco a Carenza, aveva fatto esplodere una bomba batteriologica. Una bomba sì, batteriologica, anche se poi in realtà diciamo la malattia, il morbo che si scatena è causato da un virus chiamato Phobos, che è un virus, diciamo, che rimane latente e quindi rimane in incubazione per più o meno una quarantina di giorni, 20 giorni, 20-40 giorni, e dopo, diciamo, i primi sintomi, stato catatonico e diciamo apatia, cosa succede? Che il virus diciamo, genera un esercito di psicopatici. Sostanzialmente è un virus che si trasmette per via aerea o per via contatto, e di lì a poco i capi all'interno delle navi spaziali, devono non soltanto affrontare il problema della Lincoln che li sta inseguendo per distruggerle, per evitare che quindi loro comunichino al mondo ciò che ha fatto la Biotech, dall'altra parte devono anche affrontare un altro problema, il virus Phobos, che crea appunto questo esercito di psicopatici dove queste persone iniziano a uccidersi nei modi più truci tra di loro. Ma non è ancora finita, perché i capitani delle tre navicelle dovranno affrontare un altro problema. Aidan, o meglio detto AI, l'intelligenza artificiale a capo dell'Alexander, sembra impazzita, quindi inizia praticamente a ribellarsi ai propri creatori. Quindi diciamo che i capitani luogotenenti devono comunque, nonostante, devono affrontare numerosi problemi all'interno di queste navicelle. Quindi diciamo che si crea proprio un clima molto claustrofobico, dove ti trovi tu stessa nella nave spaziale e non hai praticamente via di scampo, perché poi c'è soltanto lo spazio e l'universo che ti circonda, e quindi non hai modo di fuggire. Veramente tanto di questo libro sono i personaggi, perché nonostante la situazione terribile e claustrofobica che si è creata all'interno di queste tre navi, che sono praticamente in balia di Aidan e del virus Phobos, e che devono, diciamo, spostare le loro rotte in base alla Lincoln che sta arrivando, e l'umorismo utilizzato dai personaggi, diciamo che mi piace lo spirito con cui viene affrontata questa sciagura dai due personaggi, che hanno perso tutto, ma che, diciamo, cercano in qualche modo di trovare una soluzione a ciò che sta succedendo all'interno delle navicelle. Quindi, nonostante ci sia questo senso di impotenza che percepisce anche il lettore, nel senso, io stessa percepivo questo senso di impotenza all'interno delle navi, diciamo che riescono veramente a affrontarle al meglio. Trovo che i personaggi siano veramente ben strutturati, nonostante tu non
non senta mai descrivere la vicenda da uno dei due personaggi, ma diciamo, capisci come sono i personaggi man mano, grazie ai documenti, alle email che si mandano, ai messaggi che si inviano, diciamo che cresci con loro. E mi piace tantissimo come è cresciuto il personaggio di Kate, che tiene anche un blog, quindi al suo interno troverete anche il blog tenuto da Kate, dove lo utilizza come diario e quindi confessa al suo diario digitale tutte le proprie paure, il suo senso di impotenza, la sua rabbia per quello che sta succedendo e che nessuno li ha aiutati, a parte queste tre navi spaziali, il fatto che il suo pianeta e tutto quello che lei aveva, una casa e tutto, è sparito. E quindi devo dire che è veramente un libro molto bello. Devo dire che a tratti mi sono commossa. Quindi è un libro veramente, veramente, veramente bello e consigliato, perché non parlo soltanto di navi spaziali che combattono tra di loro, perché vi assicuro che io e lo spazio non andiamo assolutamente d'accordo. Nel senso, io e le storie sullo spazio non andiamo d'accordo. Non adoro, diciamo, le storie di fantascienza che riguardano magari intelligenze artificiali, che riguardano navicelle spaziali, quindi figuratevi, avevo tutto insieme. Per dirvelo io, che non mi piacciono assolutamente, vuol dire che era proprio un libro coi fiocchi. Quindi è un libro che io vi straconsiglio. Tra poco mi hanno detto delle ragazze sotto al video precedente che uscirà in italiano e quindi andate ad acquistarlo, perché boh, bisogna leggerlo questo libro, è veramente veramente scritto da Dio. E per quanto riguarda l'inglese, come avevo già detto nel video precedente che vi linko qua sopra, l'inglese è un medio alto, nel senso che è abbastanza complicato. Ci sono, diciamo, diversi dialoghi tra i due personaggi dove viene utilizzato appunto lo slang americano, quindi troverete parole magari accorciate. Vabbè, troverete appunto dialoghi dove viene utilizzato lo slang americano, quindi dovete farci un po' il callo. Però detto ciò, è un libro che secondo me si legge veramente molto bene, oltretutto proprio perché per il fatto che sono presenti magari immagini, ci sono diciamo diciamo che la lettura è molto fluente, quindi non è un problema. Sì, è medio alta, appunto il problema è questo, perché poi in realtà nei documenti più formali si riesce a capire. Ci sono sì delle cancellature, eccetera, ma comunque si riesce a capire, mentre il problema è quando si creano i dialoghi, però diciamo vi dovete sbloccare soltanto nella prima parte. Trovo che sia un libro veramente molto bello e vincente. Spero di essermi fatta capire, perché mi sono spiegata veramente male. Ho veramente faticato a spiegare questo libro per cercare di non spoilerarvi troppe cose, perché veramente ne vale la pena e dovete leggerlo. Però non sembra, ma veramente questo libro tocca i limiti dell'horror, non sto scherzando. E niente, quindi vi consiglio assolutamente di prenderlo, prenderlo in ebook se volete appunto risparmiare. E dovete assolutamente andare sulla pagina di Federica a vedere le sue creazioni, perché sono veramente qualcosa di spettacolare. E niente, ci vediamo la prossima volta col prossimo video. Ciao!